amici dei villaggi Flor del Pacifico Costa Rica. Ciao a tutti, qui è Michele. Sta arrivando il freddo in Italia, ormai siamo già vicini alla fine di settembre. Arriva il freddo e a me non piace, quindi devo controbilanciare la cosa pensando a cose belle, a posti caldi. Quindi oggi, dopo che vi ho parlato della sicurezza in Costa Rica, del costo della vita, vi voglio raccontare anche le spiagge della Costa Rica. Oggi vi voglio parlare un po' delle spiagge più vicine ai villaggi Flor del Pacifico. Partiamo dalla prima, Playa Penca. Playa Penca è una spiaggia bellissima, lunga più di un chilometro, fatta di sabbia bianchissima che dista circa 5 minuti in bici dai villaggi, 10 minuti a piedi. Per arrivarci bisogna attraversare Potrero. Dopo che mi sono fatto una bella colazione all'italiana a base di cappuccino e cornetto, appunto, entro in Playa Penca, trovo questa distesa di sabbia lunghissima dove io posso fare queste belle camminate. Trovo un rancio su Playa Penca, tra l'altro, che è un baretto gestito dai nostri clienti, dove appunto io mi posso bere un buon caffè, mangiare una buona focaccia, c'ho il servizio SDRAI e anche i servizi sanitari. Com'è il mare di Playa Penca? Il mare di Playa Penca ricorda un po' come tonalità delle acque il mare della Puglia. Quindi sono acque pulite, chiare, dove si vede magari un po' di scuro sulla sabbia, non è sporco, ma è sabbia vulcanica che è un po' più scura, però la spiaggia generalmente è tutta sabbia bianca. Il mare di Playa Penca è caldo, appunto. È caldo perché lì ci sono delle correnti calde, la zona è chiusa a golfo proprio, quindi io posso anche stare tranquillo per via delle onde, e ci sono anche degli isolotti al largo proprio che mitigano queste onde, mi permettono di fare il bagno in tranquillità. Playa Penca è una meraviglia, proprio una chicca, un gioiello a due passi dai nostri villaggi. Adesso poi vediamo Playa Flamingo. Playa Flamingo appunto è la spiaggia di Flamingo, una spiaggia si trova a 5 minuti dai nostri villaggi di macchina, o molto estesa come Playa Penca, forse anche di più, bianchissima, con tutti questi localini molto interessanti dove mi posso bere anche un bel cocktail, mangiarmi qualcosa mentre mi guardo dei bellissimi tramonti, ecco come qui sto facendo da vedere nella foto di adesso, dove appunto ci sono io su questa spiaggia a godermi un tramonto che è una meraviglia. Anche questo è un mare dove io posso appunto fare il bagno in tranquillità, il mare è caldo, tranquillo. Dopo vi dico subito che comunque è sempre oceano, quindi se ci sono giornate particolarmente ventose dove vedete che le onde sono più alte del solito, tenete sempre un occhio aperto, che è pur sempre oceano in quei casi, altrimenti si può stare tranquilli. Sia in Playa Penca che in Playa Flamingo è bello che proprio il mare non va giù a strapiombo, cosa interessantissima. Dopo, l'ultima spiaggia di cui vi parlo oggi è la Playa Conchal. Playa Conchal è una spiaggia che possiamo trovare a 10 minuti di macchina dai nostri villaggi. Per arrivare a Playa Conchal devo passare per Brasilito, parcheggio la macchina a Brasilito, poi mi faccio una camminata a piedi di circa 5 minuti, 10 minuti e raggiungo Playa Conchal. Una camminata a piedi sulla sabbia, ecco, perché devo attraversare un'altra spiaggia prima di arrivarci. Playa Conchal ricorda una Sardegna, il mare della Sardegna, tipo, perché sono acque chiarissime, e con questa sabbia bianchissima che a vederla dalla distanza sembra bianchissima, ma da vicino sono conchiglie rosa, per dirvi, ecco. Spiaggia molto interessante, sempre mare caldo, tranquillo, che non va giù a strapiombo, dove posso fare il bagno in assoluta tranquillità. Cosa molto importante che ci tengo a dirvi è che il mare della Costa Rica è pulitissimo. Perché? Perché in Costa Rica è estremamente vietato scaricare in mare. Tutte le strutture sulla costa devono avere depuratore e oppure la biologica, quindi non si può scaricare in mare, motivo per il quale il mare è anche estremamente pescoso. Bene, io vi ho un po' raccontato che spiagge troverete vicino ai villaggi Flor del Pacifico, spero che il video vi sia piaciuto, per informazioni trovate tutti i nostri dati nella descrizione del video. Ciao a tutti, alla prossima!